Qui siamo al Fab Lab Bologna, una startup innovativa che si occupa di cultura, creatività, formazione e prototipazione. Siamo famosi per la stampa 3D e per la didattica. Nello specifico ci occupiamo di sviluppo progetti interattivi inerenti al mondo dell'IoT, prototipazione in stampa 3D e taglio laser, formazione in scuole e altri istituti dedicati comunque alla formazione. Durante il corso legato al We Need You ci occuperemo quindi di trasmettere gli elementi di base anche un pochino più avanzati riguardanti l'ideazione di un progetto, la modellazione 3D degli oggetti o del progetto che è stato sviluppato e poi la realizzazione sia materica, quindi attraverso macchine come stampa 3D e taglio laser, e anche attraverso la dotazione di un'intelligenza che con Arduino, con altre schede, con altri microcontrollori sarà possibile, diciamo, inculcargli all'interno dei tavoli che poi prenderanno vita e potranno interagire con il pubblico. Noi siamo l'associazione Terra Verde Ollus, ci occupiamo da 20 anni di artigianato, ma non soltanto di artigianato, ma di insegnarlo alle persone, in particolare giovani, sia all'interno dei contesti scolastici che fuori, sia a livello più di hobbistica per chi lo vuole imparare così come passatempo suo, sia invece come formazione professionale e quindi dare proprio delle competenze spendibili nel mondo del lavoro. All'interno di questo progetto We Need You insegneremo due tecniche particolari che sono quelle della ceramica e della carta, della stampa su carta e dei fogli fatti a mano, e attraverso questi progetti speriamo di creare delle linee nuove, produttive, innovative e completamente pensate dai ragazzi. Cantieri Meticci è una compagine di oltre 30 artisti che arrivano da tutto il mondo, molti di loro sono rifugiati politici, altri migranti, altri italiani, e qui al MET, che è un insieme di 9 atelier artistici e artigianali, normalmente creiamo spettacoli secondo tutti i linguaggi artistici, e anche per questo progetto coinvolgeremo i ragazzi sia nella ideazione di storie che a loro appassionano e in cui trovino così un senso e qualcosa di importante da raccontare, e poi le tradurremo nei vari linguaggi dell'arte, quindi linguaggi musicali, linguaggi teatrali, linguaggi scenografici. Molti di loro sono interessati anche a tutta la parte di tecnica del teatro, quindi luci, video, suono, per andare poi a coagulare questi diversi percorsi di apprendistato artistico e artigianale in uno o più spettacoli in cui forse addirittura in queste grandi tavole presenteremo delle scene spettacolo. Ma insomma, attendiamo la loro creatività e così cercheremo, insomma, di dar forma a quella. In quanto ragazzi stanno seguendo questo percorso, che è un percorso nuovo per il Comune di Bologna, nuovo per noi operatori, ma nuovo soprattutto per i ragazzi, e crediamo che sia un'opportunità per loro da cogliere per prepararsi e per essere più competenti nell'affrontare il mondo del lavoro. Questa giornata è stata molto interessante, soprattutto per le spiegazioni che ci sono state dei 4 percorsi di laboratorio che adesso poi, a seconda di ogni preferenza, bisogna scegliere. E quindi la giornata si è svolta molto piacevolmente, insomma, con questi approfondimenti. E appunto anche iniziata con Flash Giovani, con Flash Video presso il Comune, Palazzo da Curzio, e che sarebbe la mia prima scelta, insomma, quella che più mi interesserebbe venire a contatto e svolgere questo progetto, questa esperienza, ecco, presso di voi. Per quanto riguarda sia il campo artistico che
il campo, diciamo, musicale, e sono sempre stati parte della mia persona. Sono trovato molto contento oggi per la visita di oggi, ma non ho ancora scelto quello che devo fare io. Oggi mi sono trovata benissimo, ho visto tante realtà molto diverse, sono molto eccitata per i progetti che si sono presentati, però sono convinta di far parte di un progetto che credo mi possa formare personalmente, ma anche a quello che vorrei fare nel futuro. Faccio teatro da molti anni e mi è sempre interessato, ma soprattutto mi piace anche il retroscena e l'essere in scena. Quindi io dico tutte e due le preferenze, poi a seconda si vedrà. Sinceramente non so molto cosa scegliere, cioè sono molto indecisa, però mi sa che sceglierò i cantieri meticci, perché è incluso musica, è inclusa arte, è incluso tutto ciò che mi fa star bene. E sinceramente ho scelto l'ambito del teatro proprio perché penso che mi appartenga e delle esperienze, diciamo, che ho fatto è quello che mi ha arricchito di più, cioè ha permesso di esprimere me stesso. Ovvero videomaking.